Ciao! E tu chi sei? Ah, io sono Leanne Orfei. E tu chi sei? Io sono Tommaso. Cosa succede qui? Oh, Tommaso, qua succedono tante cose. Sai, ci sono gli uomini che mangiano il fuoco, gli uomini che volano senza le ali, gli uomini che parlano con gli animali che parlano con gli uomini. Tommaso, vuoi che te la racconto questa storia? Appuntamento di arte circense che si svolge a Roma da ben 9 anni. Infatti siamo giunti alla nostra 9ª edizione e come tradizione siamo ospiti della RAI, di RAI 1, che ringraziamo la RAI che ci permette di arrivare con questo meraviglioso spettacolo a milioni e milioni di italiani. Grazie RAI. Grazie anche al nostro sponsor, la pasta La Molisana, che augura a tutto il pubblico un buon anno, perché il 93 sia un anno più buono. E la Molisana di bontà se ne intende? Bene amici, vedrete delle attrazioni che arrivano da tutte le parti del mondo, dai 4 angoli della terra. E ricordatevi che sono tutti il numero uno. Iniziamo con un numero che forse è il più tradizionale della pista di un circo. Arrivano da molto lontano, arrivano dalla Mongolia, nello Charivari. Signori, vi presento i Sugbatar! In Asia e ci trasferiamo dalla Mongolia al Tagikistan.
Da dove arrivano questi straordinari acrobati al Palo Alto? Signori, gli Yakubov!
Ma nel circo non esiste solo la tecnica, esiste anche tanta poesia. Ed è una particolarità della scuola russa. Infatti questo grande artista, Mikhail Gubanov, ci presenta un numero straordinario. Lui è un cagnolino. In una notte di temporale, un uomo e un cane abbandonato si incontrano. Thank you.
ce l'hai un cane? Ce l'aveva mio fratello. Ah sì, allora, tuo fratello per caso ti ha detto che il cane è il più grande amico dell'uomo? No. No. Tommaso, non è vero, sai, perché tutti gli animali sono i più grandi amici dell'uomo. Hai mai visto un film di Tarzan, tu? Nel film di Tarzan c'è l'amicizia tra l'elefante e la scimmia, Cheetah. Allora, Tarzan viveva in una grande giungla con gli elefanti, le scimmie e tutti gli animali, e quando Tarzan aveva bisogno di aiuto chiamava e tutti gli animali arrivavano con la di corsa per aiutare Tarzan. L'elefante si chiama Dumbo, l'orango numero uno si chiama Boris, numero due si chiama Mario, il cagnolino si chiama Pongo, lei splendida si chiama Yvonne, lui George Kluski. Arrivano dalla Spagna e sono i Kluski!